Eccoci arrivati alla tomba dei Sumeraghi. Vediamo di cosa sta parlando Yuito. Trovalo e parlagli. Forse quello lì con l'indicatore della missione? Chissà dove è Yuito, se mi dai un attimo. Sei approvato, vai! Vai e chiediglielo, scusami. Secondo me gli piaci tu invece. Ma come? Stata aggiunta la mappa del mondo. E scusami, se invece ci vado adesso, che succede? Sicuramente non mi fanno entrare. Benvenuta, io sono la responsabile della pulizia delle tombe, dei rifornimenti dei bietti e della fortuna. La tomba dei Sumeraghi accetta donazioni di scorte medicinali offerte ai membri dell'FSE. Se è abbastanza gelatina di recupero che di resti di donare un po', riceverai un souvenir per il contributo. Va bene, quanta te ne posso dare? Cioè, il senso. Sì, ok, grazie. Vuoi rendere attiva? Sì. Ah, vuole la gelatina media, che non è neanche gelatina di recupero. Vabbè, se si può comprare a sto punto. No, non ne ha neanche una. Fantastico, grazie. Va bene, dove dobbiamo andare? Alla metro abbandonata, ok. Chi saranno i nostri compagni di questa magica avventura? Come sempre sta scritta messa di lato, mi urta l'anima. Metro abbandonata linea 9. Silenziosa e inquietante, vabbè. Eccoci qui. Arigato, Haruka. Sate, Haruka kara kiite iru to omou kedo, kono Haichika kidō ni kai ga daihassei shiteiru rashii. Ok. Danzetsu no obi ga kanari teikū made sagatte iru sei de, kūchō kara chika ni made hairikonde iru sō yo. Imasara setsumei suru made mo nai deshō keredo, shinjin no tame ni danzetsu no obi ni tsuite. Dobbiamo ucciderli. Naomi, 断絶の帯について知っていることを話して。 断絶の春によって発生したと思われる異常現象です。 地球の成層圏付近に滞留し、地球全体を覆っています。 Ah, vengono da fuori. 断絶の帯で誕生し、地表に降りてくることが観測されていますが、詳細は不明です。 Quindi sono diversi rispetto ai soliti estranei. だから断絶の帯が濃い場所には 絶対に近寄らないでね。 Cosa che invece faremo sicuramente più avanti. Uguale ad Astral Chain. Porca miseria. Ok, quindi da lei a noi. Sicuramente non funzioneranno. Sì, signora. Perché tu fai schifo? Grazie, signora. Ok, ho avuto un attimo di confusione sui numeri, però va bene così. Cosa che sicuramente faremo. Non è che combattiamo con lui ora? Sì, sicuramente usiamo anche lui ora. Allora, Gemma, il Brain Drive è pronto all'uso? Il Brain Drive è una modalità che ti permette di raggiungere una concentrazione massima, garantendoti svariati bonus all'attacco, ai movimenti, alla velocità e alla psicocinesi. La barra del Brain Drive si riempie compiendo determinate azioni, come sconfiggere nemici e subire danni, e si attiva automaticamente quando è piena. Però finora non ho visto nessuno slot dedicato al Brain Drive, o sbaglio? La mappa neurale è stata
Yes, l'avevo immaginato. Guardalo qua, il brain drive ora. Ma visto che si è aumentata questa parte, deduco che anche in questo pezzo ci sarà qualcos'altro. Allora, vorrei aspettare ancora un attimo per aumentare il brain drive, perché vorrei aumentare i miei colpi consecutivi. Vediamo Gemma invece che cosa fa. La sclerocinesi. Mentre il sasso è attivo indurisce il tuo corpo diventando immune ai danni. La durata di questo effetto si riduce con ogni attacco subito. Ok, non male. Vediamo invece l'equipaggiamento che possiamo dargli. I guanti di adamantio. Ok, vabbè, era ovvio che lui usasse i pugni. Bello, mi piace. Va bene, avanziamo, squadra. Ehi, nemici. Quello è un Vowspow? Beccati questo! Madonna mia! Vi sfondo adesso! Sto piano piano imparando bene le combo. Questa metropolitana mi ricorda... Attacco con oggetti speciali, vagone. Mi ricorda molto Fallout 3. E usiamo il vagone allora. Non vedo perché no. È lì messo apposta. Ulla, sono salito di livello anche. Ed è per quello che comanda Gemma, Shiden. Ha perfettamente senso. Esatto. Visto, hanno detto tutti la mia stessa cosa. Qua c'è qualcosa? Due oggetti. Qualcuno? Ovviamente c'è qualcuno. Vai, spaccagli la faccia, sti stronzi. Madonna mia. Le travi sono il miglior attacco che veramente puoi sperare di tirare addosso a qualcuno. Cioè, se le travi ci sono anche con il boss finale, perché sicuramente ci sarà un boss finale in sto cacchio di gioco, ti giuro che spero che ci siano le travi anche lì. Poi l'annientamento mi dà un sacco di punti, quindi tanto vale farlo. Beccati questo. Se ci fosse modo... Vai! Di velocizzare la presa... Aia! Con L2 o R2... Sarebbe perfetto prenderlo, perché veramente ti velocizza le combo in maniera incredibile. Madonna, sto finale è bellissimo. Voglio fare amicizia con sti due. Cioè, io voglio che lui sia mio amico. Shiden, tu sarai anche un minchione, probabilmente anche un filo pomposo, però ti voglio come amico. Cioè, voglio essere amico di tutti in questo gioco. Vediamo cosa possiamo aumentare. Abbiamo 4 punti. Direi che allora le combo, assolutamente. Più combo possiamo fare, meglio è. Oggetto. Grazie, non saprei cosa faremo senza di te. Forse è grazie a lei che vediamo le mappe in anticipo, chi lo sa. Grazie dell'oggetto. Non si sa mai, bisogna sempre prenderli sti oggetti. Magari alla fine veramente non servono teoricamente a nulla. Però, già che ci sei, tanto vale usarlo, no? Non vedo, che succede? Ah, il drive! Sì, grazie, grazie, va bene così. Levati. Ah, questo intendeva. Quando diceva che veramente diventi mega più veloce. È un peccato però consumarlo, nel senso... Adesso lo stiamo sprecando per nulla, visto che non ci sono nemici dentro la metropolitana. Spero che non si annulli. Ok, è ancora attivo per fortuna. Beccati questo. Donna mia, vi sfondo la faccia a tutti. Grazie, nemico. Aspetta, aspetta. Spostatevi da lì. Usa quel treno, maledizione. Bastardo.
Mi hai disattivato la finisher. Vabbè, peccato. Aia. Becca di questo. Spacco le corna bus. Vieni qui. Calcio in alto. Beccati questo. Ecco fatto. Zona liberata. Diventerò più forte. Lo spero per te, guarda. Altro oggetto e altro nemico che ci ha visto. Dove? Cosa cacchio sei, scusami? Un rat run. Ok. Ecco fatto. In realtà è stata una cavolata tirarlo giù. Grazie, è già fatto, tranquilla. Zona piena di oggetti. E sicuramente non è una trappola. Aspetta, adesso ti elettrizzo tutto. Beccati sto sasso elettrico. E ti sfondo la faccia. Che schifo ogni volta. Sembra che stia tirando fuori una lumaca dal guscio. Oh, nemici. Vai, aia. Becca di questo. Ecco fatto. Ma quanta gente c'è? Becca di questo. Maledetto. Beccati l'acqua, che ora ti elettrizzo per bene. No, mi sa che l'ho finito l'effetto dell'elettrizzazione. Lo so che c'è la corazza, genio. Cosa credi che stiamo facendo qui? Beccatelo. Ecco qua. Distrutto. A parte che sembra che c'ha due palle là in mezzo alle... alla ruota. Sembra che c'ha palle sotto così. Yes, salito di livello, non ho dovuto neanche usare Nemesi degli estranei. Non ho dovuto usare neanche la cura. 20 volte l'annientamento. Niente di eccezionale. Abbiamo detto che siamo saliti di livello. Abbiamo 4 punti. Ok, abbiamo 4 punti. Usiamolo per questo. Così possiamo iniziare a combinare vari sas. Adesso proviamo ad unirli assieme, questi due. Vediamo se me li fa attivare. Oh, ti prego, dimmi che c'è. No, non c'è, peccato. Pensavo ci fosse. Usa più sas contemporaneamente. Determinate abilità potrai usare due o più sas contemporaneamente. Puoi premere R1 e R3 per disattivare tutti i sas. Ok, grazie. Beccati questo. Sfondo la cacchio di armatura, mastardo. E l'abbiamo distrutto. Ecco fatto. Purtroppo usare due sas assieme non è servito a nulla, ma... aia. Basta un po'. Gemma, ti dispiacerebbe aiutarmi, per favore? Ecco fatto. Niente male, lo so. Qua posso entrare? Scusami. Il dispositivo che lo controlla, che è quello. Ah, giusto. Ma scusa, non puoi farlo tu? Scusa, sei tu quello, sei tu Pikachu qui. Vediamo se posso usare il treno per sfondare la faccia a tutti. Lo vedo, è quasi al pieno. Ma perché sei qui, scusami?
能もあるらしいわよ。lo so, meno male che ce l'hai messo. Quello è vero, questo l'abbiamo notato. Proseguiamo. Sicuramente qua ci sarà da fare una boss fight. Oh, calmo. Non l'ho visto. Ah, non ho fatto in tempo. Beccati questo. Madonna mia. Due in uno. Distrutto a scatolate in faccia. Non è abbastanza. Solo perché tu vuoi fare il gradasso. Tranquilli, sto bene. Ovviamente. Beccatevi questo, fiorellini. Ci ho investiti. Ste mosse. Beccati questo, shuriken. Sto morendo. Beccati questo, shuriken. Bastardo. Riuscirò a farlo. Sto attacco caricato, eh. Ho capito che sono in pericolo. Lo so che è il momento di attaccare. Cosa credi che sto facendo, scema? Beccati questo. Minchia. Gli ho distrutto la barriera con un colpo. Ah, tra l'altro sono in drive e non me ne sono neanche accorto io. E visto che il tizio è qua vicino, direi di curarci da lui. Tanto i nemici non respawnano. Non vedo perché avrei dovuto consumare delle cure. Nemici? Calmati un attimo, Pegaso. Oddio, questo schifo. Mi ha fatto togliere il mio cacchio di attacco. Beccati questo. Maledetto. Stupido cavallino. E se ne appare un altro, quanto ci fai? Incredibilmente no. Qualcun altro vuole fare lo splendido? Ma scusami, come fanno ad esserci tre tizi di salvataggio così vicini? Vorrei saperlo anch'io. Per fortuna che sti tizi ci curano gratis. Guarda, anche con 100 monete glieli darei. Volentieri per... Volentieri per curarmi, stavo dicendo. Aspetta che ti sfondo. Sti tizi qua. Io non capisco veramente come cavolo fanno a fare così tanto danno. Beccati questo. Con quello sicuramente l'armatura te la spacco, bastardo. E tra l'altro annientamento anche, perché sono una persona molto antipatica. Ancora? Quanta gente c'è? Aia. Becca di questo. Lo so che non ho preso danno, per fortuna. Li abbiamo distrutto. Madonna mia. Beccati lo shuriken. Difficilmente riesco a usare l'attacco caricato triangolo, sfortunatamente. Io non riesco a capire che attacco sia quello, ti giuro. Cavallino di merda. Beccati questo, fiorellino.
Ma tra l'altro fa rumore di mosche ogni volta che attacca. Ah no, è la sua faccia che fa rumore di mosche. Non è neanche lui. Che è successo? Ah, ho schivato l'attacco. Stai dicendo, che è successo? Devo dire che magari sono io che gioco un po' troppo Rush, ma sto avendo grandi, non difficoltà, ma sto prendendo dei bei danni, cosa che in teoria non mi aspettavo. Magari sono io che gioco veramente troppo spericolato e dovrei essere più attento a ogni azione che faccio. Oh, calmo. Ti giuro, non capisco se sono io che sbaglio. Ma non capisco come si faccia ad evitare l'attacco di sto cavallo. Olla, che male! Ecco fatto, una bella doccia fredda tutta per te. Aspetta che prendo gli oggetti che sono a corto di cure. Curiamoci, ecco. Secondo me sta Rat Root qui usa attacchi velenosi. Se no veramente non mi spiego ogni volta come faccia a togliermi così tanta vita. Altrimenti veramente non mi spiego. Tra l'altro io non ero salito di livello. Sì, ho preso 2 punti. Buttiamola anche sul brain drive un pochino. Penso che sia abbastanza utile come abilità, se ci aumenta le statistiche. Ed eccoci arrivati a destinazione. Quanto ci fai che adesso c'è un tizio di salvaggio? Incredibilmente no. Guarda, se non lo sapevo che eri qua.